ragazzi, benvenuti in un nuovo capitolo di Nocciolino 24. Oggi parleremo delle 10 cose che non si possono fare nella Tube di Londra. O meglio, che vi consiglio di non fare assolutamente se non volete fare e figure in merda. La prima regola... Vieni qua, vieni. Te lo dico io. Non ti devi fermare sulle scale mobili. Sulla... sinistra, nulla da fa, non lo dovete fare, mettete sport agenda prima mattina. Se non volete pigliare chi t'ha morto in tutte le lingue del mondo, quando salite sulle scale mobili, se avete il tempo da perdere, mettetevi sulla destra. Se la gente invece va di fretta, guagliù, venite travolti. Senza pazzia, guagliù. Cioè, è una cosa, allora, quelli sono organizzati in Inghilterra, no? Allora, si mettono tutti quanti sulla destra, quelli che vanno per prendere timbe, e sulla sinistra, quelli che corrono a velocità supersonica. Quindi, ve lo chiedo per favore. Lo so, è un po' difficile all'inizio abituarci, sì, però, mettetevi coppa a destra. Te lo chiedo per cortesia e gentilezza, non fermarti sulla destra. A me una volta questa cosa mi ha causato una cazziata al lavoro tremenda, perché ci stavano dei coglioni davanti a me che non si spostavano e sono arrivato tardi. Potreste essere voi al posto mio un giorno, vi prego, vi prego. Seconda cosa che non dovete assolutamente fare quando state nella Tube di Londra è ascoltare la musica ad alto volume o parlare ad alta voce. Cioè, del tipo, io veramente mi è capitato di vedere persone napoletane, ma a dir vero anche milanesi, però nel caso specifico che mi colpì proprio fu un ragazzo che stava gridando dalla fine di un vagone all'altro: "Oeh, cumbarie!" Terza cosa che non dovete fare è fermarvi a parlare dove stanno i tornelli. Guagliù, agenda è stressata, se non volete essere travolti, oppure se non siete molto pratici con la Oyster Card, che poi è una scimità perché si deve semplicemente appoggiare sul lettore, andate magari, approfittate quando non ci sta nessuno per fare qualche domanda magari al controllore che sta lontano migliaia di anni luce. La gente va di fretta, vi travolgerà, quindi se avete la Oyster Card non ci vuole niente, pigliate la Oyster Card e l'appoggiate, la dovete semplicemente appoggiare sul lettore e passate, se tenete il biglietto lo dovete inserire e passate, non vi fermate, anche perché ci sta una sorta di frustrazione da parte delle persone che devono lavorare rispetto ai turisti che è altissima. Cioè, immaginatevi, io che sto esaurito come un pazzo che devo correre al lavoro perché se faccio anche 30 secondi in ritardo mi piglio una cazziata e magari anche mi licenziano, con tutto questo a tempo indeterminato, perché è giustificato il licenziamento in questo caso dopo la terza volta che uno viene richiamato. E voi state lì, state facendo i turisti con la scarpetta bella profumata nuova del negozio, che state lì a guardare a guardarvi in giro e vi rincoglionite perché non si sa per quale motivo del mondo, ma non sapete dove inserire il biglietto. Ovviamente, che domande, mo me lo sto spiegando da solo. Il biglietto, quale amico immaginario per un italiano, quindi giustamente venite a Londra e dici: ma che cos'è questa cosa? Come si usa il biglietto? Dove lo inserisco? E per la seconda volta vi sto dicendo, cioè, vi dovete levare dalle scale, dalla corsia di sorpasso, e vi dovete levare davanti alle palle dai tornelli. Via! Un'altra cosa che non dovete assolutamente fare, e questo penso che sia una regola generale in qualsiasi parte del mondo, è evitare di far finta di non vedere un anziano o magari una persona incinta che sta in piedi davanti a voi. Capisco, magari state stanchi, magari avete anche i calli sul popò, tutto quello che volete voi. Il punto è che se state magari occupando un posto riservato a delle persone disabili, o alle persone anziane o alle donne incinta, non facete finta di niente che chiudete gli occhi e facete a parte che state dormendo. Evitate di fare questa cosa e alzate il sederino.
Altra cosa che non dovete fare assolutamente è appoggiare i vostri bagagli accanto a voi su un sediolino e far finta di niente. Cioè, è proprio sgarbatissima come cosa, anche perché il treno che viaggia in qualsiasi linea della metropolitana di Londra è molto piccolino e non è giusto che sinceramente occupate due posti e al posto di uno. E ci sta gente che si può assettare. Altra cosa che veramente vi consiglio, soprattutto a voi maschietti, di evitare, anche perché è molta maleducazione e sinceramente io la vedo quasi ogni giorno, sono appunto quegli uomini, specialmente quando poi dopo si mette i pantaloncini, diventa anche abbastanza imbarazzante, sono quegli uomini che stanno seduti con le cosce aperte, occupando in pratica tre sediolini. Evitate, è veramente proprio brutta da vedere come cosa. Se siete femmine, non so fino a che punto vi convenga, perché poi dopo trovate qualche maniaco sessuale e succede poi l'inevitabile. Quindi gambe chiuse, ma comunque è più una cosa che riguarda gli uomini. Lo so che abbiamo hai tu che mi stai ascoltando i testicoli, però tienili, insomma, non li schiacciare, però stai in una maniera composta, seduto in maniera educata. Ragazzi, per favore, se non trovate un posto a sedere, vi prego, non vi appoggiate ai pali abbracciandovi, perché magari con qualcuno come a me, ma così come me tantissime persone, si vorrebbero anche appoggiare. Se si vogliono mantenere, non vogliono essere sbattute dall'altra parte del treno, quindi un poco di educazione. Infatti, se si tratta di educazione, ma a quanto pare molte persone fanno finta di non saperla, di non conoscerla. Poi, sono Ciolino, come diventate raffinato, direte voi? Eh sì, perché mi hanno fatto esaurire. Un'altra cosa che vi sconsiglio di fare è di salire sul treno prima che le persone scendano dal vagone. È però una cosa bruttissima e dà veramente fastidio. E così come ricorda sempre, in pratica costantemente e ossessivamente, quella vocina che non dice bla 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 bla. Please, let's passenger off the train before boarding. Questo significa che dovete assolutamente far scendere prima le persone, prima di salire. Ho visto le peggiori mazzate per una cosa del genere. Ho visto persone cadere con le gambe in mezzo ai binari. State estremamente attenti. Altra cosa importantissima da evitare di fare assolutamente, perché altrimenti potete morire, e questo è capitato anche a me, quindi prendete questo mio espediente da lezione: non provate a salire assolutamente facendo i fighi, correndo mentre le porte si stanno chiudendo. Le porte si chiudono sul serio, il treno parte e rischiate la decapitazione. Io una volta sono rimasto bloccato così, metà dentro e metà fuori, è stato bruttissimo. Poi meno male che ci stava un nero fortissimo che ha aperto le porte e insomma sono qui a raccontarvi le mie storie ancora e mi dispiace per voi. E poi un'ultima cosa, io sono italiano, probabilmente anche voi, e sapete quanto siamo affezionati alla nostra cucina italiana. Per favore, quando state in metropolitana, non mangiate kebab, non mangiate tutte quelle cose schifose. Cioè, oddio, a me kebab mi piace pure, anzi, vado pazzo con kebab, anzi, mo stasera me lo vado pure a mangiare. Però magari a prima mattina vedere qualcuno che si sta mangiando un kebab con le cipolle, eccetera, eccetera, con tutto quel... con tutto quel sapore, mostarda, eccetera, 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 magari fa buttare un poco stomaco. Ricordatevi che state in un luogo pubblico e le persone vanno stare quiete, semplicemente in rispetto reciproco. Io non do fastidio a te, tu non dai fastidio a me. Ci siamo spiegati. E quindi, ragazzi, questo è un altro capitolo della nostra avventura londinese. E adesso sapete magari un poco di galateo e di norme di buona condotta nella Tube di Londra. Ci vediamo alla prossima! Mannaggia, sto profumo, ma si vede proprio gigantesco. Poi già il naso è bello. Mannaggia, mi sembra, mi pare una befana. Befanino 24.